Qua con Michele De Palma per Dinamo Press all'alba di uno sciopero. Domani si comincia in alcune regioni, il 6 invece nel resto del paese. Se ci racconti un po' le ragioni che hanno portato la FIOM a convocare questo sciopero. Ma innanzitutto noi per lo sciopero generale dei metalmeccanici è per denunciare questa trattativa al buio per il rinnovo del contratto nazionale. Federmeccanica ha tenuto un tavolo soltanto con Fimewilm, ha impedito alla FIOM, con la complicità di Fimewilm, di poter partecipare al tavolo e le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici sanno che l'assenza della FIOM da quel tavolo ha determinato il fatto che questa trattativa è una trattativa di cui le lavoratrici e i lavoratori sono completamente all'oscuro. E si pone ancora una volta il tema della democrazia. Potremmo trovarci addirittura domani o dopodomani con la firma su un contratto di organizzazioni sindacali minoritarie tra i lavoratori senza un mandato e senza discussione. E quindi, come dire, altro che democrazia, qui siamo a una forma di golpe contrattuale da parte di Federmeccanica, perché noi corriamo il rischio di trovarci la piattaforma di Federmeccanica come il nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici. Nonostante Fiat, la Fiat di Marchionne sia uscita, è il modello Marchionne che tende a generalizzarsi nelle relazioni industriali. Tutto comincia infatti col contratto di Pomigliano. Infatti Fimewilm hanno aderito al contratto proposto da Fiat e noi ci troviamo dinanzi al fatto che gli elementi fondamentali nella contrattazione, cioè l'orario e cioè il salario, e cioè la contrattazione dei delegati, di fatto con l'accordo sulla produttività e con le deroghe, non abbiamo più un contratto nazionale che stabilisca gli elementi minimi da una punta all'altra dell'Italia. Quindi un contratto che servirà alle imprese per ricattare i lavoratori. Sono 2 anni appunto dalla vicenda Marchionne-Fiat che la FIOM fa una battaglia durissima e dentro le fabbriche, ma anche dentro l'intera società su queste questioni, contratto nazionale, democrazia, diritti, ma anche allargamento dei diritti. Dopo 2 anni, qual è lo stato di salute del sindacato, ma anche qual è lo stato di questa battaglia che sta portando avanti la FIOM? Fare un bilancio è difficile in questo momento perché quando un'avvertenza contrattuale, un'avvertenza generale quale quella dei metalmeccanici in questo momento, non raggiunge dei risultati e le lavoratrici e i lavoratori, grazie all'operazione fatta da Fimewilm di non riconoscere come unico luogo di decisione quella del mandato dei lavoratori, non si può dire che è un sindacato in salute. Noi non possiamo dire che la FIOM in questo momento è in una condizione straordinaria, perché sennò faremmo un'operazione, cioè di separare la vita della FIOM dalla condizione dei metalmeccanici. In questo momento c'è una grande difficoltà, però abbiamo allo stesso tempo il coraggio e la consapevolezza del fatto che se non lottiamo, combattiamo contro queste ipotesi avanzate da Federmeccanica e nella scelta del governo di non intervenire su questo ennesimo contratto separato, noi sappiamo che i metalmeccanici possono segnare una scelta diversa rispetto al futuro, per questo ci aspettiamo che lo sciopero vada bene. Invece ci troviamo, questo sciopero arriva anche dopo la firma del patto col governo sulla produttività, patto che tutta la CGIL non ha firmato, grazie anche a un ruolo importante avuto da alcune confederazioni, tra cui la FIOM, nel dibattito interno del sindacato. Ma la scelta della CGIL di non firmare l'accordo sulla produttività è stata una scelta importante. Il punto è cosa si fa dopo, perché il punto è reagire alle iniziative portate avanti dal governo, dalla Confindustria e da CISL e UIL. Hanno accusato spesso la FIOM di fare politica. Vedere negli stessi giorni un percorso di approvazione del patto di produttività e poi vedere quasi sullo stesso palco Bonanni e Montezemolo proporre una nuova formazione politica mi impressiona particolarmente, perché la verità è che quel patto sulla produttività, che non mette un euro per la cassa in deroga, per i contratti di solidarietà e invece interviene a defiscalizzare gli straordinari, vuol dire spremere come i limoni quei pochi lavoratori che sono impiegati dentro le aziende metalmeccaniche, costringerli in una situazione di ricatto e tenere fuori invece, in un periodo in cui i giovani sono al più del 34% disoccupati, costringerli a stare fuori dal perimetro dell'occupazione.
È una scelta assolutamente sbagliata, quella del governo e quella di chi ha firmato quegli accordi. Si stanno assumendo una responsabilità drammatica nei confronti del paese. Il 6 dicembre, ma anche insomma domani, nelle città dove lo sciopero si farà domani, nelle regioni dove ci sarà domani lo sciopero, ritorna in piazza un protagonismo giovanile, studentesco, sociale diverso da quello metalmeccanico dopo il 2010, un rapporto che si era consolidato nel 2010, che questi 2 anni forse in alcuni momenti si è un po' allentato, quello tra la FIOM e alcuni settori appunto del movimento studentesco, di un protagonismo giovanile, precario, sociale. Sarà una bella prova quella del 6, piazze separate, cortei diversi in quasi tutte le città, ma non è un caso questa scelta del movimento studentesco di riconoscere la FIOM, la data di mobilitazione indicata dalla FIOM, come una data da attraversare. Ma io penso che in questo momento, lo dico facendo riferimento ad un editoriale di dopo il 14 fatto da Ezio Mauro, in cui sosteneva in quell'editoriale che gli studenti e i metalmeccanici fossero invisibili per la stragrande maggioranza del tempo della loro esistenza. Io credo che lui abbia ragione. Perché il problema è che i riflettori si accendono solo ed esclusivamente quando studenti e metalmeccanici sono un problema di ordine pubblico. E invece gli studenti e i metalmeccanici sono un problema di ordine politico di questo paese. E il tema è che diventano un problema di ordine pubblico perché la politica non si occupa degli studenti e dei metalmeccanici. E il fatto che si incrocino la vertenza dei metalmeccanici con quella degli studenti dice di un fatto. Dice del fatto che si incrocia il tentativo di costruire un futuro in cui non c'è una cannibalizzazione tra quelli che venivano chiamati lavoratori tradizionali, quelli che venivano chiamati lavoratori garantiti e quelli che sono in formazione precaria per il prossimo futuro. C'è una consapevolezza, io penso che il 6 sia un'occasione, ma il punto è cosa si fa anche dopo il 6, cioè se questo rapporto che si costruisce è in grado di poter discutere nelle fabbriche, nelle università e nelle scuole. Io credo che il movimento che si sta determinando pone questo elemento come un elemento interessante. Non tanto perché c'è la, come si diceva un tempo, operai e studenti uniti nella lotta, ma perché è la riorganizzazione del capitale in questo momento che pone la centralità della condizione degli studenti e delle operaie e degli operai. Anche perché noi siamo qua in una città come Roma, tu ti stai occupando di Fiat e quindi insomma, non è esattamente quello di cui ti stai occupando in questo momento dentro la FIOM, però insomma viviamo in una città come Roma in cui le tute blu esistono, soltanto che non vanno in fabbrica. Questa è una ra realtà raccontata anche poco magari in delle grandi metropoli come Roma, in cui in realtà i lavoratori metalmeccanici esistono ma non stanno in fabbrica, stanno nei call center magari. Io, per esempio, credo che una discussione che tutti avremo bisogno di fare è che dopo l'epopea della scomparsa dell'operaio, per come l'avevano raccontata, io credo che invece sia un processo di operaizzazione del lavoro cognitivo e del lavoro materiale. È come se tu fossi dinanzi ad una grande catena di montaggio, perché noi al posto di analizzare il processo produttivo, abbiamo analizzato la condizione del singolo lavoratore, commettendo, almeno dal mio punto di vista, un errore. Per questo dicevo prima, c'è una coincidenza di interessi nell'esercizio quindi del conflitto degli operai, dei metalmeccanici, degli impiegati, giungendo fine ai lavoratori del call center, ma potremmo parlare dei lavoratori del commercio, oppure dei lavoratori delle cooperative. Il tema è che oggi avremo bisogno un po' tutti di trovare uno spazio comune. E quello spazio comune sarebbe possibile se insieme tutti discutessimo del fatto che ci fosse bisogno di un percorso per uno sciopero generale. Uno sciopero generale non di una categoria, ma del paese. Penso a questo perché c'è un, come dire, uno sciopero non è 8 ore in cui occupi semplicemente la città, è quello che accade prima. Sono le assemblee, sono le discussioni, sono la costruzione di relazioni. Sono cioè la capacità di poter ritornare a mettere al centro la contrattazione per tutti, sociale e lavorativa. I movimenti sono anni che si interrogano su nuove forme di sciopero che tengano dentro e che permettano di scioperare anche a chi questo diritto non lo conosce neanche lontanamente. Ma penso ci sia una,
Sicuramente una indicazione che ci viene dalla realtà che viviamo, anche dai dati statistici che abbiamo sotto le mani, su quello che tiene insieme anche le condizioni materiali di vita e di settore appunto del lavoro cognitivo o delle persone che affrontano un percorso di formazione, assieme anche ai giovani, anche magari giovanissimi. Operai della FIOM o meno, è un tratto comune, è l'enorme impoverimento materiale che viviamo in questo momento. Non è un caso che si comincia a parlare di working poor, cioè di persone che lavorano eppure sono povere, anche magari con un grande capitale o di conoscenza come c'è anche dentro le fabbriche, anche con invece magari con un grande bagaglio formativo. Continuo il tuo ragionamento dicendo che per me gli elementi che vedo come elementi, come dire, di ricostruzione di un comune sono uno, l'elemento del salario, due, l'elemento del tempo, tre, l'elemento della democrazia. Perché dico questi tre elementi? Dico l'elemento del tempo, perché il punto è che la messa a valore del tempo di lavoro esonda quello che era il tempo di lavoro, come dire, dentro il perimetro dello stabilimento. Oggi, con l'accordo sulla produttività, un lavoratore non ha più un orario di 8 ore giornaliere e 40 settimanali. E ci troviamo nel paradosso che viene generalizzata la Esatto, condizione del lavoratore immateriale. perfetto, e questo è esattamente il punto. Viene generalizzata anche per gli altri, l'elemento salariale. Prima un lavoratore sapeva che c'erano dei minimi salariali, al quinto livello prendeva tot, non c'era la possibilità che da una punta all'altra dell'Italia cambiasse quel livello salariale. E invece quello che accade è che con l'introduzione della flessibilità salariale non avrai più i minimi contrattuali. Questo elemento è un elemento importato dalla condizione di precarietà che era fuori dal perimetro del lavoro tradizionale. Terzo elemento, il tema della democrazia. Oggi la condizione del lavoro tradizionale, come siccome veniva chiamato precedentemente, vive una condizione di spoliazione dei diritti sindacali, cioè del diritto a poter votare, leggere, contrattare. Stessa condizione che le precarie e i precari hanno vissuto nel corso di questi anni in qualsiasi luogo di lavoro si potessero fermare. Allora, per questo dico, tornando alla questione dello sciopero generale, il punto è la ricomposizione. Se dovessi pensarlo ad uno sciopero generale, a questi tre elementi aggiungerei un quarto, che è la questione del reddito. Io credo che oggi un sindacato confederale non possa avere, non avere oltre questi tre elementi che dicevo prima, il quarto, cioè quello di avere la possibilità di poter contrattare un reddito nelle sue forme più diverse, dalle erogazioni monetarie al diritto ad accesso ai dei servizi, alla formazione e così via. Per una ragione banale, perché se individuiamo come elemento centrale il ricatto della controparte e l'unilateralismo della controparte, noi dobbiamo dotarci degli strumenti che scardinano la possibilità per la controparte Ricatto. di poterci ricattare. Questo è il punto. A noi ringraziamo Michele De Palma, noi chiamiamo quello che descriveva in una parola col tentativo di creare una coalizione sociale, ci proveremo in Piazza Elsei, ci rivediamo con Michele, con i movimenti e con la FIOM in Piazza il 6 dicembre. Grazie.